estate del 1931, che sulla nave salì Jelly Roll Morton, l'inventore del jazz! Voglio dire, non che magari fosse l'inventore del jazz. Jelly Roll Morton era un tipino particolare. Aveva studiato e lavorato nei bordelli di New Orleans. E nei bordelli di New Orleans non è che volessero un gran baccano, volevano un rumore leggero di sottofondo. Facevano l'amore al piano di sopra, non volevano un casino, un frastuono, loro volevano una musica che scivolasse dentro le lenzuola e dietro le tende. E lui quella musica faceva, suonato di tre quarti, così, con due maniche che sembravano farfalle, giuro, in quello, il migliore. Comunque, arriva un giorno un tizio che va da Jelly Roll Morton e gli dice: sai Jelly Roll, su quella nave in Virginia c'è uno che suona il pianoforte meglio di te. Jelly Roll Morton aveva un caratterino. Non so, quando voglio, suona qualcosa che non esiste. Una cosa impressionante. Quando non ha voglia, suona qualcosa come 10 jazz messi insieme. Jelly Roll Morton, come vi dicevo, aveva un caratterino. Così quello che disse fu: come fa a avere uno queste grandi qualità se non ha nemmeno le palle per scendere a terra? Così la risposta fu: beh, ti va bene che non scende a terra, perché se per caso quello scende, tu ritorni a suonare nei bordelli come per il Dio. Nei bordelli, Jelly Roll Morton prese una pistola, gliela puntò alla testa e gli disse: dove cazzo è sto cazzo di nave? Fine. Comunque, quello che Jelly Roll Morton aveva in testa era un duello. Niente sangue. Si usava al tempo fare una sfida. Solo note e acqua. Odio vero, odio puro, sotto la pelle, no? E nelle note. Così, bestemmiando, pagò un biglietto di tasca sua per andare ritorno dall'Europa, no? Lui che non aveva mai fatto un viaggio su una nave e lo faceva su e giù per i Mississippi. Così, arriva sulla nave, ci sta due giorni nella sua cabina, tutto bello vestito di bianco. Entra nella sua cabina e aspetta di essere in mezzo all'oceano. Terzo giorno di navigazione con il Virginian spedito a 20 nodi sull'oceano. Ecco che Jelly Roll, stavolta vestito tutto di nero, arriva nella sala da ballo della prima classe, che stava suonando, e tutti in quel momento smisero di fare quello che stavano facendo. E da quel momento tutti sapevano cosa fare. Il barista preparava un bicchiere di whisky, lui va a prendersi il suo bicchiere di whisky, e piano piano si dirige verso il pianoforte, dove c'è il 900. Ora, no, Jelly Roll Morton non disse niente, ma quello che voleva intendere era: alzati da lì. Il 900 si alza e gli dice: lei è quello che ha inventato il jazz, vero? Ci credeva. E tu sei quello che suona solo se sotto il collo c'ha non so quanto oceano, eh? Si erano presentati. Comunque, 900 lascia spazio al posto del seggiolino al caro Jelly Roll. Jelly Roll Morton si siede e incomincia a suonare. Naturalmente era accesa. La sigaretta
rimase lì tutto il tempo. Non solo non cadde, tanta era la leggerezza del suo mano, ma la cenere era rimasta lì. Sembrava che non avesse voluto fare rumore. Così Celerò alza questa bella sigaretta con me, in trionfo, va dal Novecento e gli dice: tocca a te, marinaio. Il Novecento si stava divertendo, non capiva bene quella cosa, non capiva cosa era un duello, ma lui si stava divertendo. Così inizia anche lui a suonare, si mette lì e tra tutte le canzoni sceglie Green Sleeves. Con
sembrava Capodanno! In quel Capodanno, io cosa vedo? 900. Con la faccia più delusa del mondo. Mi chiede, dammi una sigaretta. Voglio dire, io? Io gli la diedi perché ero talmente tanto stordito da tutta la situazione che non ci pensai. Però 900 non aveva mai fumato, mai. Prese la sigaretta, anche lui, e la mostrò proprio come aveva fatto Gennaro il morto prima. Solo che questa volta la sigaretta era spenta. Aspettò che in sala ci fosse silenzio, perché vi assicuro che la gente è cattiva con le persone che perdono. Non lo volevano far suonare, lui pazientemente aspettò. Si dirise verso il pianoforte, guardò Gennaro il morto e gli disse: apri bene le orecchie, e appoggiò la sigaretta sul bordo del pianoforte e incomincia a suonare. Così! Tutti in sala con la bocca aperta. Incredibile. Le vedevate, erano come dei poveri imbecilli con la bocca aperta, tutti belli storditi e non capivano niente. E tutto si era fermato, anche dopo quell'ultima scarica di note impressionanti che sembrava che avesse quasi spaccato il pianoforte. 900 in questo silenzio si dirige verso la sigaretta, la prende e si china verso il pianoforte, verso le corde, appoggia la sigaretta. Leggero spigolio, bella accesa. Va da Jerry Rolmore, gliela posa davanti e gli dice: fumala tu, io non lo so fare. E allora a quel punto che tutti si risvegliano e iniziano a urlare, è un casino totale, uno sopra l'altro, tutti che volevano toccare 900, tutti, tutti. E in quel casino totale che io non avevo, mi ricordo che inquadrai Jerry Rolmore lì, al bancone del bar. Di nero, con la sigaretta in mano, la stava fumando e le sue mani di farfalla a un certo punto incominciano a tremare. Così la cenere cade e gli fa uno smacco bianco prima sul vestito, poi sui pantaloni e poi sulle scarpe. Stupendo. Lì lui guardò quello smacco bianco sulle scarpe e capì quello che c'era da capire, che quella sera qualcuno aveva vinto e non era lui. Così Jelly Roll se ne stette ancora chiuso nella cabina per tutto il resto del viaggio, le altre due belle settimane, e non uscì più. Arrivato in Europa, prese un'altra nave e se ne ritornò nella sua America e aveva chiuso con l'oceano. 900, sulla murata di quella nave, quando vide scendere Jelly Roll morto, ancora vestito di bianco, lo guardò e disse: e in culo anche il jazz! Senza che accada nulla, ma nulla dico. Fran!
voglio dire, loro sono lì, no? Bene, tranquilli, su quella, bene, muro, qualsiasi parete essa sia, e poi, a un certo punto, FRAN! È una cosa difficile da capire. Quadro, chiodo. E allora, a un certo punto, senza che intorno voglia una mosca, ma niente, vi giuro, niente! FRAN! È una cosa da, da non pensarci. Cos'è? Il chiodo. C'ha anche lui un'anima, poveretto. Prende delle decisioni. O magari ne ha discusso a lungo con il quadro. Erano lì, indecisi sul da farsi. Poi hanno scelto una data, un giorno, un'ora, un minuto. FRAN! O erano d'accordo già dall'inizio, lui? Guarda, io allora mollo tutto fra 7 mesi. Ok! Allora facciamo per il 13 maggio. D'accordo! Facciamo le 6? 6 meno un quarto? 6 meno un quarto. Allora siamo d'accordo. D'accordo! Buonanotte. Notte. 7 mesi. 13 maggio. 6 meno un quarto. FRAN! È una cosa difficile. No, non si può capire, ok? Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non lo ami più, quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra, quando vedi un treno e dici io devo andarmene di qui, quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio, quando quel giorno, a 3 giorni dall'arrivo di New York, 900 alzò la testa dal piatto e mi disse: tra 3 giorni a New York io scenderò da questa nave. Ci rimasi secco. FRAN! Cos'è? Che fa un quadro di queste cose? Io non lo so, non è che ci si può discutere a lungo con un quadro, ma con 900 sì. Così lo lasciai in pace un po', giusto? Poi cominciai a sfinirlo. Io volevo sapere perché, perché, perché uno se ne sta 33 anni su una nave e poi decide di scendere così all'improvviso, senza dire niente a nessuno, senza dire niente a me, il suo migliore amico. Devo vedere una cosa laggiù. Che cosa? E non voleva dirla. Si può ben capire questo, anche perché quando la disse fu il mare. Ah? Il mare? Il mare! Ora, sembrava una presa per il culo bella e buona. Voglio dire, sono 33 anni che lo vedi il mare! 900! Da qui! Ma io lo voglio vedere da là! Ora, sembrava di parlare con un bambino. Va bene, fai una cosa, quando arriva la nave, attacchiamo New York, tu fai 2 o 3 gradini, ti sporgi, guardi, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E chi te l'ha detto? Gliel'aveva detto uno che si chiamava Baxter. Lynn Baxter, un contadino. Uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come noi e tutto quello che hanno visto nei loro campi. E una o due volte la città grande, qualche miglio più in là, magari il giorno della fiera. Solo che poi a lui la siccità ha portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so cosa. E i figli se li era portati via la febbre, quelli, tutti e due. Uno con una buona stella, insomma, no? Così, un giorno aveva preso le sue cose e aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato però che non se ne intendeva un granché di strade, invece che arrivare a Londra, era finito in un paesino nel nulla, dove però, se continuavi sulla strada, facevi 2 curve e giravi dietro una collina, alla fine di improvviso vedevi il mare. Non l'aveva mai visto prima. Ne era rimasto fulminato.
l'aveva salvato, quello che diceva. Diceva, è come un urlo gigantesco che grida e grida, e quello che grida è banda di cornuti. La vita è una cosa immensa, lo volete capire o no? Immensa. Lui, l'investor, quella cosa non l'aveva mai pensato. Proprio non era mai capitato di pensarlo, fu come una rivoluzione nella sua testa. Forse è che Novecento anche lui non gli era mai venuto in mente davvero quella roba, no? Che la vita è immensa, magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se la fece raccontare mille volte, da quel bestia, la storia del mare e tutto il resto. E alla fine decise che doveva provare anche lui. Insomma, quando si mise a spiegarmi ci aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Posso rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra, e della terra per anni divento uno normale, no? Poi un giorno parto, arrivo su una cosa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare, e lì io lo ascolterò gridare. Scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma non glielo dissi. Non era così semplice. Il fatto è che io volevo bene Novecento, volevo che scendesse un giorno o l'altro da lì, e suonasse per la gente della terra, sposasse una donna simpatica, avesse dei figli. Insomma, tutte le cose della vita che magari non è immensa, però è anche bella se è solo un po' di fortuna e di voglia. Insomma, quella del mare mi sembrava una vera boiata. Però se riuscivo a portare Novecento giù da lì, per me andava bene. Così alla fine pensai che era meglio così. Gli dissi che il suo ragionamento non faceva una piega, e che ero contento, davvero. E che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello, avrebbe fatto un figurone, sì, scendendo giù dalla scaletta col cappotto di cammello. Lui era anche un po' commosso. Però mi verrai a trovare, no, sulla terra? Dio, c'avevo un sasso qui nella gola, come un sasso che mi faceva morire. Non poteva fare così, io detesto gli etuli. Mi mise a ridere, naturalmente, meglio che potevo, una cosa pietosa. E dissi che certo che sarei andato a trovarle, avremmo fatto correre il suo cane per i campi, e sua moglie avrebbe cucinato il tacchino, non so che altra stronzata. E lui rideva, e anch'io. Ma dentro sapevamo tutti e due che la verità era un'altra. La verità era che stava per finire tutto. E non c'era niente da fare. Doveva succedere. E adesso stava succedendo. Danny Goodman, ti rilevo 900, sarebbe sceso dal Virginia, nel porto di New York, un giorno di febbraio. Dopo 32 anni vissuti sul mare, sarebbe sceso a terra per vedere il mare. Togliere il buon umore. Così quello che disse fu: cos'è? Ha pestato una merda!
a guardare l'orizzonte, non lo so, ci siete un'eternità, ok? E poi a un certo punto fa una cosa strana, prende il cappello e con la mano allungata verso la destra lo getta verso il mare. Il cappello sembrava un uccello, una frittata blu, insomma, una cosa delle due. Faceva due o tre svolazzi e poi finì, galleggiando sul mare. Galleggiando doveva essere un uccello. Già. Comunque, gira le spalle e torna verso di noi. Così O'Connor dice: ah, ah, to, è arrivato il nuovo pianista! È il migliore, giuro. Il migliore. E quando lo vidi fare quei gradini, tornando indietro, verso la nave, verso di noi, e poi all'interno, non sapevo se ero triste o felice da pazzi. Cosa aveva visto fuori da quella nave? Non me lo vuole dire mai. O meglio, non me lo voglio mai. Comunque, in quel periodo non c'era verso di parlargli, così cosa feci? Lo lasciai in pace per un po'. Lo facemmo tutti. Lui se ne stava più silenzioso del solito, era anche molto più strano del solito. Si vede che aveva dei progetti suoi, delle cose sue, e lo lasciamo in pace. Poi a un certo punto, un giorno, arriva nella mia cabina, apre la porta, tutto d'un fiato, ma lentamente mi disse: grazie mille per il tuo cappotto di cammello. Gli avevo prestato il cappotto di cammello. Grazie mille per il tuo cappotto di cammello. Mi avrei fatto un figurone, mi piaceva tanto. Sì, sì, però comunque adesso è tutto a posto. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò mai più. Voglio dire, chi l'aveva mai pensato prima che quello potesse essere triste? Cioè, era 900, punto, e stop. Non è il tipico tizio che dice, ah, quello è infelice. No, non lo sa. C'erano solo le sue note, capite? C'era quelle note, e lui, e basta, niente altro. Ora so, e lo so soltanto adesso, che quel che lui intendeva dire era veramente quello. Da quel momento, 900, si sedette sul pianoforte della sua vita e iniziò a suonare una musica speciale, triste, ma bella, raccontando e inanellando tutti i ricordi della sua vita. E soprattutto, da quel momento lui, infelice, non lo fu mai più. Poi, come sono andate le cose dopo questa storia del Virginian? Beh, quella è un'altra storia, no? Io voglio dire, uno che sta sulla nave così, o è un marinaio, e allora la cosa va bene, perché tu sei un marinaio, l'oceano è la tua vita, e lo sarà per sempre, no? Io invece avevo deciso di scendere, perché io sono la tromba. Voglio dire, uno che suona la tromba su una nave è uno straniero e lo sarà per sempre, per sempre. Non che non mi andasse bene quel modo di vivere, eh? Anzi, era un bel modo di far quadrare i conti. Comunque, a un certo punto io decisi di scendere, perché dovevo scendere. Insomma, meglio prima, no? Me lo dissi anch'io. Meglio prima. Meglio prima, lo dissi anche a 900. Mi ricordo quel momento, 900 era lì che mi guardava e non voleva che io scendessi da quella scaletta, lo vedevo. Però mi lascio andare. A un'altra cosa bella, mi ricordo l'ultima sera, il nostro assolo. Allora, ultimo concerto, io mi metto a suonare nel momento del mio assolo. Non ero lui santo, ok? Però quella sera, vi giuro, suonai da Dio, da Dio. Iniziamo. E a un certo punto sento il pianoforte che mi segue e viene con me, capito? No, no, 900 mi stava accompagnando ed era una cosa bellissima, e sono quelle cose che non te le puoi dire con le parole, d'accordo? Io mi posso solo immaginare dall'esterno come possa essere questa vista questa situazione, ma immaginate gente che balla e dice: ah, oh, guarda, guarda quello che suona la tromba, guarda! Deve essere ubriaco! Guarda quello che suona la tromba! Mentre su
La storia appunto di come sono andate le cose dopo quel momento lì, dopo il momento in cui io sono sceso da quella scaletta. Insomma, magari mi riusciva anche di combinare qualcosa, se non ci fosse stato in mezzo a quella dannata guerra. Era, se non vado errato, il 21 agosto del 1933, quando scesi dalla mano. È incredibile come suonare la tromba, quando ci sia di mezzo una guerra, sia totalmente inutile. Inutile, è incredibile. Perché la dannata guerra. Ma dopo, e non ti muovi. Comunque, il 900 e le Virginia non ne sentì più nulla, per tantissimo tempo. Poi un giorno mi arrivò una lettera, era di O'Connor, non ricordate l'inglese, quello del buon umore? Stavolta l'umore non era così buono. Mi scriveva che il Virginia l'avevano utilizzato come guerra, scusate, come nave da guerra, e dalla guerra ne era uscito a pezzi. L'avevano portato al porto di Plymouth e da lì non se ne sarebbe più andato. Caricato di dinamite, oceano, pomo. C'era un po' scritto, però, disse, ce li hai $100? Giuro che te li ridò. Sì, va bene. E un'altra cosa, 900, lui mica è sceso. 900, lui mica è sceso. Mi rigirai quella lettera tra le mani per non so quanto tempo. Poi mi decisi. Un giorno presi, valigia, treno, Plymouth, arrivo al porto, due guardie, prendo, pago, salgo sulla nave, prima classe, seconda classe, terza classe, non c'era, macchine, sala macchine! E vado in sala macchine, e mi metto lì, su una bella cassa di dinamite, ad aspettare, in silenzio. Senza sapere cosa dire. Fermo lì a guardarlo. Fermo lì a guardare. Dinamite anche sotto il culo. Dinamite dappertutto. Danny Putnam, ti diremo a 900. Avresti detto che lo sapeva che sarei arrivato. Come sapeva sempre le note che avresti suonato. E con quella faccia invecchiata, ma in modo bello. Senza stanchezza. Niente luci sulla nave. C'era solo quella che filtrava da fuori. Chissà, la notte. Chissà com'era. Le mani bianche, la giacca bella bottonata, le scarpe luci. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso. Sarebbe saltato insieme a tutto il resto, in mezzo al mare. Gran finale, con tutti a guardare dal molo e dalla riva e il grande fuoco d'artificio a dire giù il sipario, fumo e fiamme, un'onda grande della Danny Goodman, ti dilemma. 900! In quella nave ingoiata dal buio. L'ultimo ricordo di lui è una voce, quasi, soltanto, adagio, a parlare. Tutta quella nave, e quell'infinito, la fine, scusate per cortesia, si potrebbe vedere la fine? E poi quel rumore. Su quella scaletta tutto era perfetto. Tutto. E io ero grande con quel bel cappotto. E il mio cappello blu. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino, primo gradino, secondo gradino, terzo gradino, primo gradino, secondo. Non è quel che vidi che mi fermò. È quel che non vidi. Capisci, fratello? È quel che non vidi che mi fermò. In quell'orizzonte. E in quella città enorme, che si distendeva di fronte ai miei occhi, c'era tutto. Ma non c'era una fine. La fine, per cortesia. Allora, voglio dire, è una cosa strana. Come fate voi laggiù? Allora, immaginatevi un bel pianoforte. Il pianoforte ha 88 tasti. Tu sai dove iniziano e sai dove finiscono. Bene. Allora lì, quello mi piace. Sì, sì. Il piano ha 88 tasti, tu sei infinito, lui è finito, tu sei infinito. È infinita la musica che puoi suonare. Questo lo so vivere. Ma se tu ti trovi di fronte una città con, che si trova come milioni, milioni e miliardi
sul seggiolino sbagliato. Quello è il seggiolino dove suona Dio. Eh no. Beh, mi sarebbe piaciuto, però la Terra quella è una nave troppo grande. È una donna troppo bella. È una musica che non so suonare, mi dispiace. Ma io non scenderò. Però ora lasciatemi tornare indietro, per favore. E ascolta, fratello. Io, non potendo scendere da quei gradini, mi sentivo un po' frustrato. Mi sentivo che stavo scivolando via dalla mia vita. E allora cosa feci? Trovai il modo di salvarmi. E ti assicuro, fratello, te lo assicuro, non siamo pazzi quando troviamo il modo di salvarci. Siamo come bestie affamate. Quello è un lavoro di Cesello, è geometria. È geniale. Io ho semplicemente descritto la mia vita con la musica e inanellato una dietro l'altra tutte le sensazioni, tutti i ricordi, ogni gradino un ricordo che se n'è andato e a cui dicevo addio. Per esempio, le donne. Una volta ho detto addio a una donna, ma una donna quando io stavo suonando, lei chinava leggermente la testa, no? E quella testa non muoveva nient'altro. E io suonavo e lei non faceva niente, non mi disse una parola per tutta la sera. Quando lei se ne uscì da quella sala, non se ne andarono solo le sue note e lei, ma se ne andarono tutte le donne del mondo, ok? Oppure il figlio che non ho mai avuto, al figlio che non ho mai avuto, le ho detto addio. Una volta, vedendo un bambino morire, io mi ricordo che l'ho incantato quel momento, come ho incantato quella donna. Ed è così che faccio. In quel momento, mentre lui stava morendo, di quello spettacolo assurdo, tremendo, è bellissimo. Io volevo che lui, l'ultima cosa che vedesse, era me. E così io feci. E così l'ho incantato. Oppure la terra, la mia terra. L'ho incantata sentendo cantare un uomo che veniva dal nord. Tutta la neve, le tigri. In quel momento, quando lui smise di cantare, non se ne andò solo lui e non se ne andò la mia terra. Se ne andarono tutte le terre del mondo, oppure gli amici. Gli amici se ne andarono una volta che li ho incantati quella sera, suonando insieme a te. Quelle musiche, quelle note. Oppure la meraviglia. La meraviglia, io l'ho incantata. Sapete come? L'ho incantata vedendo gli iceberg sciogliersi dal ghiaccio, diventando acqua grazie al sole. Oppure la paura, l'ho incantata vedendo un uomo che stava sorridendo durante la guerra. Oppure la rabbia, sì, l'ho incantata anche quella vedendo questa nave riempirsi di dinamite. Oppure la gioia, ho incantato anche quella, sapete? Eh sì, fratello, ho incantato anche quella. Quando tu sei entrato qui. E la musica, beh, l'ho incantata anche quella riuscendola a suonare tutta la mia musica in una sola nota. Mi dispiace, io non scenderò. Però immaginatevi la scena, no? Allora io arrivo in paradiso con voi. Mi scusi? Sì? Mi chiamo 900. Novartes, Novambulus, Novacchi. È che sono nato su una nave. Sì, ci sono anche morto su una nave. Ah, naufragio. No, un bel carico di dinamite. Pum! E tutto bene adesso? Sì, ci sarebbe solo questa questione del braccio. Qual è questa questione? È che mi manca un braccio, vede, nell'esplosione. Ah, ok, vedo di là, magari ne abbiamo un paio. E quale braccio sarebbe? Il sinistro? Aia? Eh sì, abbiamo solo due bracci destri quassù. Senta, mi dica, non è che... Che cosa? Non è che le andrebbe bene un braccio destro al posto del sinistro? Sì, ma no, voglio dire, meglio destro che niente, no?
Certo, è quello che dico sempre anch'io. Glielo vado a prendere subito. Mi scusi? Sì, ne abbiamo uno bianco e uno negro. No, no, bianco, grazie, tinta unita. Niente contro i negri, anzi, solo che è una questione di sfiga. Voglio dire, tutto il periodo, ve lo immaginate, l'infinito, con due bracci destri. E adesso fatevi il segno della croce. Non sai mai quale scegliere. Certo, però, immaginatevi che musica con quelle due mani destre. Se solo ci fosse un pianoforte. E dinamite, quella che è sotto il culo, fratello. Adesso è finita. È finita davvero.